vigilia avevi detto non mi accontento dei tre punti, voglio vedere anche una crescita dal punto di vista della prestazione. L'hai vista? Sì, sicuramente mi è piaciuto tre reti che sono tre rimbalzo che non puoi gestire. Su contrapiede più tranquilli a definire meglio. Sulla difesa molto concentrati sul movimento di Bassano, sul ritorno difensivo niente da dire, è una squadra che veramente sta lavorando, sta a credere. E sull'attacco organizzato, anche voi penso che abbiamo cresciuto, abbiamo fatto movimentazione meglio. 7 reti, potremmo fare un po' più, che abbiamo sbagliato un rigore e una punizione. La terza partita, 3 vittorie, siamo a consolidare le cose, abbiamo adesso 3 settimane forzate senza partita, ma che possiamo lavorare sul nostro modello di gioco e crescere un po' più, ma veramente sono contento. Lascio solo un'indicazione, questo Bassano va a fare una bella stagione sicuramente. Una partita sempre condotta, anche se il Bassano non ha mai mollato, poi alla fine anche per il Rosso Tatarani c'è stato l'allungo decisivo. Sì, sapevamo che era una squadra ostica anche fuori casa, ha dei giocatori che sicuramente sono fortissimi, ma noi abbiamo dominato la partita anche quando siamo andati in difficoltà, magari in qualche minuto di distrazione in difesa. Già all'inizio dell'anno avevamo detto che ci divertivamo in attacco perché siamo tutti veloci, siamo tutti esplosivi e ci troviamo bene, ci conosciamo sempre di più, quindi le cose vengono sempre più facili e si vede il risultato. Sono contento di aiutare la squadra con i gol, magari posso fare un po' di più, va benissimo così, anche magari aiutare con qualche assist, però lavoriamo in settimana, quindi per sabato prossimo ce la mettiamo tutta di nuovo per i 3 punti. Una grande serata per te e per la squadra. Sì, è stata una bella serata, oltre per i gol ma per la vittoria, perché nonostante il risultato, questa partita contro il Bassano non era per niente semplice, come avevo già detto prima. Adesso i numeri dicono 21 gol in 3 partite, vi state divertendo parecchio lì? Sì, in attacco abbiamo parecchie soluzioni, perché alla fine siamo tutti, diciamo, attaccanti, tranne Franco che è un vero e proprio difensore. Però possiamo fare molto di più, perché stiamo lavorando bene, stiamo provando gli schemi di gioco che il mister ci ha insegnato, ma ci sono ancora parecchie cose da affinare. Una volta che saremo al 100% ci sarà da divertirsi. E mia madre mi aveva minacciato, dovevo fare per forza gol, perdere di Cagliarlo, e per fortuna ne ho fatti un po' di più, però dai, si scherza, l'importante era vincere e portare a casa i 3 punti. La Tavolaccia, pizzeria, ristorante. La Tavolaccia, cucina tipica pugliese. La Tavolaccia, qualità e cortesia. Viale Milano 18, Lodi, 0371 417 252.